Oggi che viviamo nell'epoca di internet, dei social, della fotografia sul web, sembra quasi di essere tornati indietro ai gloriosi anni della fotografia delle origini, tra il 1839 e i primi anni del 1900, quando lo scopo del fotografo era ottenere la grande, bellissima, eccezionale foto singola. La grandiosa, spettacolare foto singola. La grandiosa, spettacolare foto singola. Erano i tempi del pittorialismo e, come dice anche il nome di questa corrente fotografica, i fotografi si ispiravano ai pittori. E quindi, come i pittori creavano il bellissimo singolo quadro, così i fotografi creavano la singola foto bellissima, spettacolare, da ammirare nei salon e nelle mostre. Complici anche i concorsi di fotografia, oggi i fotoamatori sembrano essere tornati di nuovo a cercare soprattutto quella foto che possa far vincere un concorso o essere condivisa su Facebook e ricevere tantissimi wow, mi piace o cose di questo tipo, o i cuoricini di Instagram. Insomma, si è tornati alla ricerca della foto singola. Il successo si deve probabilmente al fatto che dei grandi autori, dei maestri della fotografia, noi conosciamo principalmente delle foto singole che hanno avuto grandissimo successo. Quello che molti dimenticano è che queste singole immagini molto famose, molto belle, sono in realtà estratte da un lavoro molto più articolato, molto più complesso, da reportage, da serie, da racconti fotografici. Il caso più eclatante e più famoso è quello di Cartier-Bresson. Cartier-Bresson è famoso soprattutto per circa una decina di immagini molto, molto pubblicate sulle riviste, ma queste foto singole erano tutte parte di un reportage, di una serie, di un racconto, e vennero quindi pubblicate insieme ad altre su riviste e poi successivamente anche sui libri. Una foto singola può essere meravigliosa, ma un insieme di foto può diventare uno strumento potentissimo nelle mani del fotografo. Che cos'è la fotografia? Cos'è la fotografia? Cos'è la fotografia? Ce lo siamo mai chiesto? La fotografia è un linguaggio, prima di tutto. Come ogni linguaggio, serve a esprimere dei concetti, a raccontare delle storie, a esprimere emozioni o a condividere delle informazioni. Per fare tutto questo, però, una singola foto, il più delle volte, non basta.